Siamo al MIAR di Milano per ribadire ancora una volta il collegamento che vogliamo ci sia e di fatto c'è tra l'arte, la cultura e il compito politico della Fondazione Benvenuti in Italia. La Fondazione Benvenuti in Italia è diventata tale, cioè fondazione, soprattutto perché molti artisti e molti collezionisti hanno deciso di donare le loro opere affinché la Fondazione potesse muovere i propri passi. Non è soltanto una scelta strategica, è anche una scelta sostanziale, politica. Noi crediamo che il nostro paese, l'Italia, rinasca anche sapendo prendersi effettivamente cura del patrimonio meraviglioso che ha in termini di paesaggio, di arte, di architettura, di storia, troppo spesso sviliti e messi da parte. Senza la cultura, senza l'arte, senza questi valori non ci può essere un mondo diverso. Noi dobbiamo cambiare soprattutto qui in Italia, perché della cultura che abbiamo esportato in tutto il mondo siamo diventati forse la zavorra dell'Europa, perché di cultura non se ne parla, ma si parla di cultura mafiosa. Questa esperienza è la partecipazione, innanzitutto l'adesione di artisti, e non solo artisti ma anche collezionisti e galleristi che credono nel progetto e quindi hanno consentito a Benvenuti in Italia di avviare la sua attività. Anzi, alcuni artisti ci tengono che le loro opere, hanno trasferito direttamente la proprietà perché ci terrebbero che le loro opere siano utili per abbellire. La Fondazione Benvenuti in Italia è fatta da soggetti che arrivano dal privato sociale, dal sociale impegnato, dall'accoglienza, dal movimento, tutti mondi questi che certo hanno a che fare con la cultura, molto meno con l'arte. Il fatto di costruire un dialogo di reciproco riconoscimento è già un fatto in sé importante. Questa cosa sta riuscendo e sta riuscendo grazie alla sensibilità di collezionisti come Elvise Chevallard e di artisti come Mainolfi piuttosto che Girardi, che ci hanno sostenuto.